questo paese, col sogno di tornare, nei nostri occhi scintille di speranza, per un nuovo domani che avanza. Scriveremo sui nostri cuori parole chiare, di fiducia nel domani, di un nuovo sole che sorge alto in cielo, illuminando il nostro cammino. Il giorno in cui ci guardiamo negli occhi, e oggi il giorno in cui ci stringiamo le mani e ci promettiamo, insieme si può. Procediamo con l'inizio del comizio della lista numero 2, Insieme si può, con Pineta Giuseppe Cannistra, sindaco. Questa sera interverranno i candidati della nostra lista, spero di non fare gaffe di nomi stasera: Rocco Visalli, Rosangela David, Nino Vianni. Oltre ovviamente il nostro candidato sindaco, stasera abbiamo anche l'opportunità di avere un ospite che è l'assessore al comune di Biancavilla di Sicilia, il signor Pasquale Lavenia, che vorrà dire anche lui due parole in merito alla questione dei rifiuti. L'assessore Lavenia è stato già qui nei giorni del 15 e 16 dicembre, perché è stato invitato al convegno che è stato organizzato dai ragazzi dell'associazione 98041, e ricordo che in quell'occasione ci ringraziò per avergli dato la possibilità di essere intervenuto e di aver dato il proprio contributo per chiarimenti, diciamo, in merito alla propria esperienza sui rifiuti, sulla raccolta differenziata. Quindi vorrei soffermarmi un attimo sul concetto di possibilità. Questo concetto secondo noi è veramente importante, perché le possibilità siamo noi a crearcele, dalla nostra intraprendenza, io penso anche, dalla voglia di fare, non ci vengono calate dall'alto, non ci vengono imposte, siamo noi a crearci le possibilità di fare qualcosa. E a questo punto mi viene da dire che, come anche 10 anni fa è stata data la possibilità a qualcuno di cambiare, di portare avanti le proprie idee, fatte bene, fatte male, non sto qui a giudicare l'operato di nessuno, anche prima è stata data la possibilità a qualcuno di fare qualcosa, ma forse ho dimenticato io cosa è stato fatto. Adesso noi chiediamo appunto di avere anche noi una possibilità di dimostrarvi quello che avremmo in mente, quello che vorremmo fare, perché dall'altro lato è anche, lasciatemi dire, un po' più semplice andare avanti, perché uno può mostrare quello che più o meno ha fatto e quindi è anche un po' più forte da questo punto di vista. Noi al momento abbiamo soltanto delle parole, uno dice sì, vabbè, si fa riempire un po' dalle chiacchiere, però dateci la possibilità di convertire queste parole in azioni concrete e io credo che non vi deluderemo. Un'altra cosa, stasera c'è vento, è vento del cambiamento o è soltanto scivolato? Non lo so. Comunque adesso non mi dilungo, poi mi dico che non voglio scendere dal palco. Lascio la parola a Rocco Visalli, grazie. Grazie Rosanna. Buonasera a tutti e ben ritrovati.
Questa sera non farò nessun ringraziamento, però permettetemi di fare una divagazione nella sfera dei miei affetti più intimi, perché questa sera è il compleanno di Rosy, che è la mia ragazza. Quindi tanti auguri, Ceri, avremo modo di festeggiare bene questo compleanno. Stasera le bandiere sventolano, il vento non si è affievolito, come qualcuno ieri sera da questo palco ha detto. Forse nella sua megalomania crede di essere padrone degli elementi, ma stasera il tempo l'ha smentito. Le bandiere sventolano e il vento del cambiamento soffierà sempre più forte. Vi voglio fare una domanda. Ma io questa sera e le altre sere vi sono sembrato un esaltato, un pazzo rivoluzionario? Credo proprio di no. Però voglio fare una premessa. Questo è il momento del sangue freddo e dei nervi d'acciaio. Perché, come ho avuto modo di ribadire nel comizio dell'altra sera, abbiamo condotto questa campagna elettorale in maniera egregia. E non ho alcun dubbio che riusciremo a condurla sino alla fine sempre meglio. Dobbiamo sempre dire ciò che vogliamo fare e rispondere alle provocazioni in maniera intelligente, con serenità e tranquillità. E vinceremo, perché noi l'11 giugno vinceremo e amministreremo questo paese in maniera nuova e diversa. Vedete, ieri sera il mio amico Antonio Cannistrà, candidato a sindaco dell'altra lista, ha... meglio, deve soffiare sempre più forte. Ha risposto, o meglio, lui ritiene di aver risposto alla domanda che io gli ho posto il 4 giugno. Per chi non c'era quella sera, io brevemente riepilogo la cosa ho chiesto a lui. Io a lui ho fatto questa domanda, e cioè: da cittadino qualunque vorrei conoscere quali sono i motivi per i quali l'amministrazione uscente al 4 giugno 2013 non ha approvato il bilancio consuntivo dell'anno 2012. E in seconda battuta ho chiesto il suo parere da amministratore, da assessore al bilancio uscente, cioè se lui ritenga sia giusto o sbagliato, se sia corretto che questo bilancio alla fin fine dovrà essere approvato dall'amministrazione che si insedierà l'11 giugno. Io ho, diciamo, la presunzione, tra virgolette, di esprimermi in maniera abbastanza corretta in italiano, e quindi non ho mai avuto difficoltà a spiegarmi, però evidentemente lui qualche problema da questo punto di vista ho capito che ce l'ha. Ora voglio fare una battuta, perché in questa campagna elettorale ho sentito che la gente applaudisce e non applaude, il sorriso è tra la bocca e non sulle labbra. Quindi ora, siccome Antonio Cannistrà è un ragazzo di spirito, credo che non se la prenderà male per questo. Sdrammatizziamo un po', anche perché ce n'è bisogno. Lui, prima di rispondere o dare questa pseudo risposta, ha fatto una premessa. Cioè, io mi sarei aspettato questa domanda in campagna elettorale, ma non mi sarei aspettato che a farla fosse stato Rocco. Tu l'hai detta, l'hai fatta questa domanda, però è stato qualcuno a suggerirtela o a dettartela, che fra suggerire e dettare passa una bella differenza. Io spero che lui lo capisca. E quindi, chi me l'ha suggerita sta domanda a me? Torniamo sempre al famoso discorso, il fantomatico puparo che io avrei alle spalle. Pineta, sei tu il mio puparo? No, Pineta non è il mio puparo. Ora, io in 36 anni non ho mai avuto un puparo. E non ce l'avrò mai, perché oltre quello
tutto ciò che ho fatto in vita mia, tutto ciò che ho pensato, tutto ciò che ho detto è farina del mio sacco e di nessun altro, e nessuno si deve permettere di mettere in dubbio questo, perché vedete, neanche la persona che potrebbe permettersi una cosa del genere, ce n'è una sola, è il mio padre, non si è mai permesso di dirmi tu devi fare questo, tu devi fare quello, tu devi pensare così. Mi ha sempre lasciato libero di fare ciò che io ritenevo opportuno, e io di questo lo ringrazio, e non avrei potuto avere di me. Quindi i pupari ci sono, aspettate, no, perché questa cosa, in effetti io i pupari ce li ho, i pupari sono in questa piazza, sono tutte le persone che ci sono qua, potrei fare 200 nomi, Maria Grazia, Rosi, Antonio, Roberto, Dominique, potrei continuare fino a domani mattina, loro sono i miei pupari, io con loro ho iniziato questo percorso e assieme abbiamo sprigionato questa energia positiva, questo entusiasmo che ci porterà a cambiare il modo di fare politica in questo paese, perché noi questo vogliamo. Però ora, al di là del puparo, la sua premessa mi fa pensare anche un'altra cosa, cioè lui si è meravigliato che io gli abbia fatto questa domanda, ma alla fin fine si è meravigliato perché lui ritiene che io non ne abbia le capacità, che non sia in grado di fare un'analisi di ciò che è sotto gli occhi di tutti. E allora qua andiamo sul suo modo di concepire la politica e sul suo modo di farla la politica, perché se lui ritiene che la cosa pubblica sia appannaggio di pochi, di chi la politica l'ha sempre fatta, di una cerchia ristretta di persone, di un'elite, se lo può scordare, si deve mettere in testa che chi si propone ad assumere la responsabilità dell'amministrazione di un paese, a tutelare, a rappresentare una comunità, deve sempre e comunque rispondere a questa e deve accettare tutte le domande, tutte le osservazioni che questa gli pone. Se lui pensa che questa domanda sia un caso isolato, sta sbagliando, perché questa è la prima di una serie infinita di domande alla quale dovrà rispondere. Noi, vedete, da molti mesi andiamo predicando questo, e a Pineta ho sempre detto che l'esercizio più difficile per noi sarebbe stato non salire su questo palco e fare i comizi, sarebbe stato una cosa soltanto: trasmettere a chi ci ascolta tutta la meravigliosa esperienza che abbiamo iniziato e che stiamo vivendo e che continueremo a vivere. Questo sarebbe stato l'esercizio più difficile, però alla fine di questa campagna elettorale io mi sto rendendo conto che in qualche modo ci stiamo riuscendo, perché vedo, come ho detto l'altra sera, negli occhi di molte persone una luce diversa. Ho detto l'altra sera, quella luce altra non è che il piacere di stare insieme e di fare le cose per bene, e continueremo su questa strada. Poi Antonio ha cercato di rispondere, in effetti la risposta non l'ha data, lui l'ha elusa, perché vedete, lui ha risposto dicendo: per fare il bilancio bisogna mettere in moto tutta una serie di meccanismi, bisogna mettere in atto tutta una serie di procedure che poi portano alla sua compilazione. Ma io non ho chiesto questo, io questo già lo so, ma non lo so da adesso, lo so da molto tempo, perché a differenza di quello che qualcuno può pensare, in vita mia io ho sempre studiato e continuerò sempre a farlo. Lui mi doveva rispondere spiegando i motivi perché il bilancio non è stato approvato, non dicendomi come si fa un bilancio e l'importanza che il bilancio riveste nella vita amministrativa di un paese. È una cosa profondamente diversa. E in seconda battuta, quando lui ha risposto alla seconda parte della domanda dicendomi: il bilancio lo approverò io in qualità di sindaco, io non gli ho chiesto chi lo approverà il bilancio, io gli ho chiesto un'altra cosa, io gli ho chiesto il suo parere di amministratore,
se lui si ritiene sia corretto che questo bilancio debba essere approvato da un'amministrazione che niente ha a che vedere con quello che è successo nel 2012. Non gli ho chiesto chi approverà il bilancio, perché io lo so già, questo bilancio lo approveremo noi, perché l'11 di giugno vinceremo noi. E su questo non ci sono dubbi. Devo dire che dalla, più che una risposta è un arrampicarsi sugli specchi da parte sua. Io potrei tirare fuori tanti di quegli elementi di riflessione e parlare per un sacco di tempo, ma siccome abbiamo ospiti anche questa sera, abbiamo altre persone che devono parlare, è giusto che io stringa. Nella sua pseudo risposta lui ha anche detto un'altra cosa che mi ha colpito in maniera particolare. Lui ha detto bilancio importante nella vita amministrativa di un paese, perché ne regola, come dire, la vita economica, ne regola la vita amministrativa, e il suo auspicio era che in qualunque caso un bilancio dovesse essere approvato all'unanimità oppure respinto all'unanimità, come se fossimo in Bulgaria. C'è bisogno di una maggioranza bulgara per approvare, oppure di un respingimento unanime, altrimenti c'è qualcosa che non va. Ho capito da queste parole e da quelle di un altro candidato che è salito a questo palco, quando ha fatto la distinzione, scusandosi peraltro, dicendo: io non parlavo di un pastazzo di persone, io parlavo di un pastazzo di idee. Peggio ancora, perché noi vedete, io in tutti questi mesi, nei nostri incontri, ho sempre detto una cosa, la mia personale opinione, e cioè che i problemi di questo paese scaturiscano dal fatto che qui ci si è sempre legati a dei nomi e non a dei valori, a dei principi. E poi è normale che scadiamo nel personalismo, perché l'uomo sbaglia, è inevitabile. Se invece si perseguono i principi, i valori, le idee, non arriveremmo a questo punto. Noi abbiamo sempre predicato la pluralità delle idee, il confronto, il dibattito, il dialogo. Immagino che Antonio Cannistrà si sia assuefatto, diciamo, alla rutinarietà del Consiglio Comunale, dove da parte della sua maggioranza altro non si è visto che braccia alzate e bocche cucite. Non sarà più così, è un'idea che ti devi togliere dalla testa. Noi vogliamo ridare la dignità che merita a quel pubblico consesso che è il Consiglio Comunale, e deve ritornare ad essere il cuore pulsante della vita politica di questo paese. È lì che deve avvenire il dialogo e il confronto sulle idee per creare qualcosa di importante per il nostro paese. Perché l'obiettivo che tutti abbiamo è questo, non ce n'è nessun altro. L'obiettivo fondamentale è quello di costruire qualcosa di importante per il nostro futuro e di farlo nel migliore dei modi possibili. Non mi stancherò mai di dirlo, noi le cose le vogliamo fare e le vogliamo fare per bene. Questo è il discorso. Antonio Cannistrà, se tu sei abituato, hai un modo diverso di concepire la politica, noi non siamo d'accordo con te. Noi abbiamo un'altra idea che stiamo predicando da 5 mesi a questa parte, la stiamo portando in tutte le piazze a Pellegrino, a Monforte Marina e a Monforte Centro. Questi sono gli argomenti sui quali ci si deve confrontare, e non su pettegolezzi, dicerie, sul discorso che ho fatto l'altra sera. Non ne caviamo niente, possiamo portare questa campagna elettorale fino a Natale. Noi dobbiamo tornare a confrontarci sulle idee, sui valori, sui principi, e allora qualcosa di buono verrà fuori, perché come ho detto l'altra sera ve ne sono tutte le potenzialità. Però vedete, nel mio discorso quella domanda la voglio definire in maniera un po' sui generis, era un po' lo specchietto per le allodole, ma la parte che più mi sta a cuore del discorso dell'altra sera è quella che ho fatto sulla lacerazione del tessuto sociale di questo paese.
A questo proposito, Antonio Cannistrà, perché ricordo a tutti che è lui il candidato a sindaco. Il candidato a sindaco non è Nino Romanzo, anche se... lui questa campagna elettorale la sta facendo condurre a Romanzo. E a questo punto io potrei pormi pure il dubbio, e spero di non avere mai l'occasione di poterlo confutare, perché significa che perderanno le elezioni, che domani, nell'infelice per noi ipotesi che Antonio Cannistrà fosse eletto sindaco, ma chi me lo dice che allo stesso modo, così come Romanzo sta conducendo la campagna elettorale, domani non tornerà a fare di fatto il sindaco? Me lo dovrebbe dire Antonio Cannistrà, però la campagna elettorale non sta dimostrando questo. E quindi su quel discorso relativamente al contesto sociale in cui tutto questo sta avvenendo, Antonio Cannistrà non ha proferito verbo. E sapete perché? Perché io credo di avere la convinzione che lui sia d'accordo con me. Perché una di queste sere mi è arrivato tra le mani il programma della nostra lista concorrente, nella cui prefazione, scritta da Antonio Cannistrà, veniva indicato come uno degli obiettivi da raggiungere, adesso vado a memoria, una buona memoria, ma non vorrei sbagliare, ma non credo, l'innalzamento dei livelli di coesione sociale. Che cosa vuol dire l'innalzamento dei livelli di coesione sociale? È praticamente un eufemismo per confermare quanto io ho detto l'altra sera da questo palco. Ma il livello di coesione sociale perché è basso? Chi ha amministrato questo paese per 10 anni? E ce n'è stata la riprova un paio di domeniche fa, quando è salito su questo palco Nino Romanzo a presentare alla cittadinanza il proprio bilancio di fine mandato. Quella sera io ho ascoltato quello che lui ha detto dal balcone di casa mia e ho percepito immediatamente che questa piazza dove c'era la cittadinanza che lui in qualità di sindaco ha rappresentato per 10 anni ha trasmesso a lui, e lui se n'è accorto, io ho avuto questa percezione, un senso di vuoto e di distacco incolmabile, una freddezza glaciale, quasi indifferenza. E questo è quello, diciamo, in questo caso si addice il detto che chi semina vento raccoglie tempesta. E noi tra 5 anni, quando Pineda salirà su questo palco a presentare alla cittadinanza che nel frattempo avrà rappresentato e tutelato, vogliamo che la sua cittadinanza gli dia tutto il suo calore, che lo abbracci, perché in qualunque caso avrà fatto di tutto per fare gli interessi di questo paese. Grazie. Chiudo perché ho parlato troppo, facendo uno spot elettorale, visto che è di moda. Allora, il 9 e il 10 giugno abbiamo bisogno di tutto il vostro appoggio e sostegno, e questo si deve concretizzare sbarrando con una croce il nome di Pineda sindaco. Questa è la cosa più importante, perché vedete, solo se l'11 giugno Pineda sarà eletto sindaco di questo paese ci saranno tutti i presupposti per realizzare e portare avanti questo nostro progetto, solo così e in nessun altro modo. Voglio anche dire un'altra cosa, con rischio di darmi anche la zappa sui piedi: se c'è qualcuno che ha deciso di accordarmi la sua preferenza ma di non votare per Peppe Pineda sindaco, non me la dia quella preferenza, perché non la voglio, non è gradita, perché tutti i candidati di questa lista credono in questo progetto, e questo progetto si può realizzare solo se Pineda sarà eletto sindaco. Il 9 e il 10 giugno votate Pineda sindaco e Rocco Visaglio al Consiglio Comunale. Grazie. Grazie Rocco. La parola a Nino Vianni. Buonasera a tutti, io vi ruberò solamente 2 minuti.
vi voglio fare partecipe di alcune mie riflessioni e considerazioni, quando già ormai siamo alla fine di questa campagna elettorale. Non voglio alimentare ancora una volta scontri verbali e cadere in attacchi alla persona, però molte volte la verità disturba, ma non offende. Ogni appuntamento elettorale è sempre una possibilità di confronto, di idee, di programmi, di organizzazione del proprio paese e soprattutto confronto fra persone che credono che la politica sia la più alta espressione della libera convivenza tra gli uomini. Non si possono continuare a insultare e attaccare le persone, denigrandole e travisando molte volte ciò che viene detto a proprio piacimento, con l'intento di carpire la buona fede di chi ascolta. Non è detto che chi alza la voce, chi grida, chi usa toni forti abbia sempre ragione. Noi siamo una lista caratterizzata dalla presenza di persone che liberamente e senza nessuna costrizione hanno scelto di impegnarsi in prima persona per cercare di migliorare la qualità della vita del nostro paese attraverso l'impiego del proprio tempo disponibile a servizio della cittadinanza tutta. Ripeto, impiego del proprio tempo disponibile e non di quello superfluo. La presenza di persone con età diversa comporta un giusto mix di entusiasmo, di capacità, di esperienza, di voglia di lavorare. Non è vero che siamo un gruppo di gente senza esperienza. L'esperienza non si valuta dai capelli bianchi o dall'età, ma si valuta soprattutto dall'impegno che ognuno mette a disposizione e dalla consapevolezza, con grande umiltà, di avere sempre la capacità di ascoltare gli altri per poter avere la possibilità di crescere e raggiungere obiettivi sempre più consoni alle aspettative dei cittadini. Vi voglio ancora una volta assicurare, tutti i compaesani e tutti i cittadini di Monforte, che noi siamo noi. Non abbiamo nessuno dietro di noi che ci manovra o ci dice cosa fare o cosa dire. La differenza consiste nel nuovo modo di fare politica. Chi adesso la pensa diversamente e prende le distanze da chi è stato illuso negli anni scorsi, allora automaticamente diventa una persona non gradita, ostile e pertanto additata ad essere un puparo. Ma queste sono le stesse persone che nel 2008 hanno appoggiato il sindaco Scente. Allora mi ricollego a quello che ho detto domenica scorsa. La persona viene considerata secondo con chi sta e non per quello che rappresenta. In politica, come nella vita, il pensare diversamente non deve essere motivo di discordia o di rissa, ma la diversità è ricchezza, crescita sociale e culturale. Noi vogliamo fare un'amministrazione trasparente e partecipata, in cui vi sia una netta separazione tra indirizzo politico, amministrativo e gestione. Ogni singolo cittadino deve essere messo nelle condizioni di poter liberamente crearsi la propria forma di vita economica e sociale, lasciando all'ente comune il compito sussidiario di promuovere e favorire tale scelte. Ci deve essere un rapporto quotidiano tendente a stimolare e pungolare l'amministrazione. Le decisioni devono essere partecipate e collegiali e non verticistiche, dove ognuno abbia la propria autonomia e dove la propria intelligenza operativa possa entrare in simbiosi con altre che discutano e capiscono cosa fare e dove la base principale è il rispetto di tutti verso tutti. Quindi ritorniamo alla nostra parola chiave che avete sentito in tutte queste serate, l'ascolto. Un'altra precisazione, noi non abbiamo mai usato nei nostri comizi la parola promessa, abbiamo usato solo la parola impegno. Impegno
inteso come lavoro costante e quotidiano alla ricerca di soluzioni che possano permettere a tutti di migliorare la propria condizione e creare occasioni di sviluppo. Non voglio rispondere alle provocazioni che mi sono state fatte personalmente, ma su una, sull'operato del Comitato Feste, voglio dare una precisazione per tutto quello che è successo in questi anni. E suona la campana. Voglio solo precisare che la partecipazione al Comitato Feste è libera. Non vi è nessuna logica di appartenenza, se non quella di mettere al servizio della comunità la propria persona. Soffia vento, soffia. Essere da supporto all'azione pastorale portata avanti dalla parrocchia con spirito di servizio e con umiltà, cercando di coniugare momenti di fede con momenti di divertimento. Ogni persona nel comitato esprime liberamente le proprie opinioni e collegialmente si decide da farsi. Nessuno è il protagonista assoluto, nessuno è al centro, nessuno vuole apparire per strumentalizzare gli altri. Il non avere concesso contributi al Comitato Feste negli ultimi anni non fa altro che rimarcare il modo di amministrare usato dalla vecchia amministrazione. Noi le piccole feste le abbiamo fatte ugualmente, con l'aiuto di voi cittadini che spontaneamente avete contribuito. Nel nostro programma abbiamo inserito molte cose da fare, ma fra quelle di cui io mi sento garante è quello la stesura di molti regolamenti comunali che dovranno permettere la gestione in modo uniforme e normale di molte attività che ci sono nel nostro paese. Uso degli immobili comunali, regolamento per l'uso degli impianti sportivi, regolamento cimiteriale, regolamento dell'uso delle acque, che queste verranno fatte con delle apposite commissioni consiliari e con l'aiuto dei cittadini. Iscrizione all'albo, iscrizione delle associazioni ad un albo che operano nel nostro territorio. Settore dell'artigianato, con la riscoperta degli antichi mestieri e la creazione della famosa e vecchia bottega artigiana. Istituzione di un ufficio piano che permette la rivisitazione del piano regolatore generale. Alla fine, scusate, voglio fare un doveroso ringraziamento a tutti gli impiegati comunali del nostro comune. A livello personale stamattina sono andato a ringraziarli personalmente. Sono la faccia dell'amministrazione, professionalmente molto preparati e con potenzialità enormi, sia a livello umano e sia a livello di impegno. Sicuramente, questo lo posso affermare, da parte nostra non saranno mai classificati in categorie, perché noi abbiamo rispetto per la persona e per la sua dignità. Chiudo con un appello: votate lista numero 2 con Giuseppe Cannistrà sindaco e, se lo ritenete opportuno, scrivetevi anche al Consiglio Comunale. Grazie, insieme si può! Va bene, restami. Buonasera a tutti. Non vi ruberemo molto tempo. Vi dà il benvenuto questo gruppo di esaltati, rivoluzionari e soprattutto cittadini di Monforte San Giorgio, orgogliosi di esserlo, perché non abbiamo insultato nessuno. Vergogna! Vergogna! Scusate per questo sfogo. Questa volta di mezzo mi sentero pure a me. Passiamo subito alle cose da dire e da fare. Abbiamo l'onore questa sera e lo ringraziamo di cuore, perché anche lui è in campagna elettorale a Biancavilla di Sicilia, l'assessore alla nettezza urbana Pasquale Lavenia, che ha fatto di tutto per venire qui per dimostrare
che in Sicilia è possibile fare certe cose, ed è possibile farlo in un paese di 25.000 abitanti, e noi con 3.000 anime non lo sappiamo fare, non lo hanno fatto, vergogna! Peppe, per favore, manda lo spot, uno spot di Rai 2 in cui vediamo cosa questa amministrazione comunale vicina, provincia di Catania, ha saputo fare. La raccolta differenziata. Siamo a Biancavilla, città della Sicilia, 32 km da Catania, circa 25.000 abitanti, con una caratteristica, una guerra spietata a chi non fa la differenziata. Dati ufficiali che siamo intorno al 63%, se lei pensa che a maggio dell'anno scorso eravamo al 6%, significa veramente aver incrementato del 1000% questo tipo di raccolta. Passare dal 6 al 63% di differenziata in un anno significa sensibilizzare i cittadini sull'utilità di questo tipo di raccolta. Venendosi la possibilità di risparmiare tanti soldi per il minor conferimento in discarica, sono stati lì pronti a seguirci e quindi a fare una raccolta differenziata. Sinceramente i primi giorni proprio disagio. Invece adesso ho preso l'abitudine, faccio tutte cose esatte, non si lamenta più nessuno. C'è poi chi ha adottato un approccio scientifico. I pomodori, i tessere dei pesci, la pellicina del pollo, li mettono in zanchetto, li mettono in cassetto sotto, no frigorifero, e così. Così per quando passa l'umido. Il lunedì ci sogno. E se l'assenza di teste di pesce intristisce qualcuno, altri non hanno paura di sporcarsi le mani per punire chi insudicia le strade. Stiamo aprendo i sacchetti della spazzatura di alcuni, purtroppo, concittadini sporcaccioni. Ma perché li apriamo? Li apriamo perché a volte, quando siamo più fortunati, troviamo un indirizzo che ci porta a individuare lo sporcaccione di turno. Sicuramente poi vengono multati. Una pagina in positivo sulla civiltà dei cittadini del sud del nostro paese che non sanno però rinunciare alla proverbiale creatività se colti in fallo. Qualcuno magari viene con una battuta dicendo che gli hanno rubato la spazzatura. Pengono dai balconi, dalle finestre, scendono dall'alto appese a ganci, sono le buste dell'immondizia per la raccolta differenziata. Siamo a Biancavilla, città della Sicilia, 32 km da Catania, circa 25.000 abitanti. Partito. Però adesso ripartiamo con l'assessore Lavenia che ci dirà per l'appunto come una grande realtà rispetto alla nostra è riuscita a fare questo e riuscirà a fare meglio. Prima di lasciargli la parola ci ha colpito una cosa, perché siamo stati insieme prima del comizio, lui ha letto il nostro programma per quanto riguarda la voce ambiente, abbiamo dei punti fermi. E casualmente mi aveva portato la lettera che lui sta mandando ai suoi concittadini perché si sta riproponendo, e i punti in particolare del vostro programma coincidevano ai nostri in modo del tutto, diciamo, inconsapevole. Questo ci ha stupiti e soprattutto ci dà la possibilità di dimostrare ai cittadini che poi ci sono delle vedute non solo ideali ma anche fattive che possono farci camminare insieme, seppur comuni distanti, con una storia e anche popolazione diversa, però con una grande anima che è la voglia di fare, la voglia di far bene, e noi siamo certi che lo faremo. Lascio la parola all'assessore Lavenia, grazie. No, va bene. Innanzitutto buonasera a tutti. Ringrazio tutti i cittadini di questa meravigliosa città che io ho avuto modo di visitare il 15 e 16 dicembre per la presenza. È una bellissima piazza, ho ammirato anche la vostra chiesa che è molto bella. Perché sono qui? Come ha detto Giuseppe, io sono in campagna elettorale nel mio paese, si voterà come da voi il 9 e 10 di giugno. Mi hanno chiamato i ragazzi in questi giorni per portare una testimonianza. Sarebbe molto difficile, gli ho detto, poter essere lì, visto che sono in campagna elettorale, televisione, comizi. Il mio paese è un paese di 25.000 abitanti, quindi immaginate, il dibattito è anche più ampio, ci sono più candidati, usciamo da una campagna elettorale. Ho potuto notare e capire che gli insulti non mancano nemmeno lì, assolutamente, ma quelli sono chi non si propone per il bene della propria città.
Io dico sempre al mio amico sindaco di Biancavilla, noi dobbiamo parlare delle cose che abbiamo fatto e di quello che faremo. Non dobbiamo mai parlare della vita privata di ognuno dei candidati delle altre. Si può pensare diversamente nel gestire la vita pubblica di ogni amministrazione, ma mai offendere le persone. Perché in politica è brutto sentire parlare delle persone di cose private, ma purtroppo in campagna elettorale succedono e noi, soprattutto i giovani, dovete combattere e dovete essere voi affinché si faccia sempre campagna elettorale sul programma e sulle cose da fare con passione. Dicevo prima che sono venuto qua e ho fatto circa 200 chilometri, io non so se c'è qualche grillino in piazza, l'ho fatto a spese mie e come l'ho fatto la volta scorsa, a volte siccome va di moda oggi parlare che i grillini parlano di spese, io vi posso assicurare che a Biancavilla i grillini non possono attaccare l'amministrazione sulle spese, perché noi abbiamo abbassato i costi della politica del circa il 50%, diminuendo i costi dell'assessore e del sindaco, perché li utilizziamo per i servizi sociali, perché le famiglie ne hanno di bisogno. Io però voglio affrontare l'argomento dei rifiuti, perché è un problema che in Sicilia viene discusso in tutte le amministrazioni. Come ho detto, ho apprezzato molto quello che hanno fatto i ragazzi in quel convegno del 15 e 16 dicembre. E cosa ho apprezzato? Ho apprezzato che un gruppo di ragazzi ha iniziato un percorso di differenziata, diciamo che l'hanno fatto in maniera casalinga, che non era previsto delle normative, ma c'era la volontà, la voglia, la passione per impegnarsi per il proprio territorio, e hanno dato un primo segnale che un'amministrazione attenta doveva cogliere. Perché vi dico questo? Perché noi a Biancavilla, circa 2 anni fa, quando io sono stato nominato assessore ai rifiuti, che attenzione, era una delega che non voleva nessuno, perché dei rifiuti nessuno si vuole occupare. Ho scoperto per caso che avete la stessa ditta, la DAST, che abbiamo a Biancavilla. Ed era un problema. Io all'inizio mi sono, veramente con l'azienda, c'era una battaglia feroce, perché purtroppo le aziende sono abituate al profitto, purtroppo nei confronti dei cittadini di ogni comunità. E quindi non fare la differenziata è la unica cosa che interessa alle ditte, perché naturalmente, non differenziando, tutto il materiale va a finire nelle discariche. E grazie a Dio i governi siciliani ci hanno sempre aiutato, abbiamo il prezzo più alto d'Italia e quindi dobbiamo ringraziare chi ci ha governato nel passato. Io non guardo colori politici, perché a me me ne frega apertamente, mi interessa prima di tutto i cittadini e la comunità che si amministra. Quando c'è da criticare si critica, anche se uno fa parte di una parte politica. Noi paghiamo circa 120 euro a tonnellata se non si fa la differenziata. Tutto il materiale che uno non differenzia va, finisce in discarica, quindi badate bene, le imprese lo accolgono in maniera felicemente, perché se tu la plastica naturalmente non la puoi portare in discarica, è un peso che tu diminuisci dei costi, il cartone, il ferro, il vetro, ma l'umido è una parte importantissima, perché io ho visto che qui tante famiglie hanno anche dei terreni. Un'amministrazione attenta potrebbe fare abbattere i costi, lo prevede la normativa, con il compostaggio all'interno del vostro terreno, e sulla parte differenziale diminuire i costi del 40%. Poi un'altra buona amministrazione potrebbe anche creare un centro di compostaggio e quindi abbattere ancora di più, perché se l'umido si porta dove ci sono i compostaggi si deve pagare a 80 euro. Quindi sul rifiuto, se c'è un'amministrazione attenta, si possono creare posti di lavoro e abbassare i costi. Abbattere i costi in maniera considerevole. Noi a Biancavilla dal 6% di 2 anni fa, oggi siamo al 65%.
Siamo il comune riciclone della provincia di Catania. Avete visto che la RAI si è occupata di Biancavilla, prima si occupava per sistemi mafiosi. Voi vedete benissimo, molto spesso nella nostra amata Sicilia si parla di cose brutte, che cosa bella. La RAI che si occupa di Biancavilla per un problema di virtuosità, di una cosa positiva. Molto spesso si dice si fa solo al nord, è sbagliato, perché noi siciliani... Noi siciliani abbiamo delle capacità immense. La mia città all'inizio non voleva accettare. Noi i primi tempi, come avete potuto ben vedere, io lo faccio anche oggi, però poi la gente capisce quando c'è l'impegno, la passione di chi vuole amministrare la propria città per far parlare bene della propria città. Cioè, quindi all'inizio non veniva recepito perché la gente non voleva dividere quel rifiuto e quindi lo buttava per strada, chi la mattina si alzava presto in campagna, c'erano tutte una serie di cose che dovevamo per forza cercare di contrastare, perché se no non si possono raggiungere degli obiettivi. Quindi il sottoscritto ha trovato tutti i sistemi, montaggio di telecamere, aprire le buste, trovare ricevute di telefono, trovare bollette della luce, trovare tutta una serie di cose, far arrivare le multe a casa. Naturalmente si sono occupati anche altri giornali, i Vespri, non so se lo conoscete, mi chiamano lo sceriffo di Biancavilla, sono onorato perché la parola sceriffo è legalità, onestà. Io non posso dimenticare alcuni personaggi di Biancavilla. Circa un anno e mezzo fa, questo è un passaggio che ricordo spesso anche quando vado nelle scuole, perché dalle scuole si deve partire, lì dovete andare Giuseppe, perché le scuole, i bambini da lì imparare, perché è il percorso virtuoso, e lo racconto sempre. Alcuni anziani che non volevano fare la differenziata, un giorno sono stati presi, perché io la mattina mi alzo tutte le mattine alle 5 per controllare il servizio. Questo è per dimostrare, la gente lo vede e capisce quello che noi facciamo nel nostro comune. Abbiamo preso alcune persone che non si comportavano bene. Questi signori, la prima reazione che hanno avuto, ma purtroppo è la reazione che molto spesso si ha in Sicilia: assessore, lo voglio poi sotto campagna elettorale, voglio vedere se poi gli do il voto a lei. La risposta di chi amministra e di chi fa politica non deve essere quella, non ti preoccupate, faccio lavare la multa, ma deve essere quella di dire: carissimo concittadino, visto che tu sei uno sporcaccione e visto che tu non ti converti in maniera civile, del tuo voto non me ne frega nulla, il tuo voto è sporco, quindi il voto sporco non me lo devi dare, dallo a chi pensa di amministrare la città in maniera diversa. Quindi voi dovete iniziare questo percorso. Io ho amministrato la mia città sui rifiuti negli ultimi 2 anni e mi sono innamorato dei rifiuti. Lo dicevo all'amico Giuseppe, quando le cose si fanno con passione, tu ti puoi innamorare di quell'idea. Quindi iniziare questo percorso in un paese piccolo come il vostro porterà sicuramente diminuzione dei costi, questo al 100%, da noi abbiamo abbattuto i costi di 300.000 euro l'anno, da noi costa il servizio 3 milioni perché naturalmente il paese è molto più grande. Però si possono ancora abbattere di più e creare posti di lavoro, perché con i rifiuti, ve l'ho detto prima, si può iniziare un percorso meraviglioso. E tu Giuseppe, visto che lo so che ci crede e l'ho visto anche, l'hai scritto nel programma, io non voglio parlare dall'altra parte perché non mi compete a me, loro sono gli altri, degli altri dei, giustamente, però ho visto il loro programma e ho visto che sull'ambiente non hanno scritto nulla. Io inviterei il candidato sindaco di attenzionarlo, anche perché è previsto dalla legge, dalla comunità europea. Quindi dire che non si può fare la differenziata non è che lo può dire un candidato sindaco o lo può dire un assessore, un'amministrazione, non lo puoi dire. La legge ti impone di fare la differenziata. Gli ATO non esistono più, i comuni sono stati responsabilizzati, sono stati tutti aboliti, quindi chi andrà a amministrare questa città, io mi auguro Giuseppe, spero con tutto il cuore che sarà il vostro sindaco,
chi andrà a amministrare questa città si deve associare con i comuni di Cimiore, presentare un progetto alla regione e iniziare questo percorso meraviglioso. Io Giuseppe ti auguro veramente di cuore, lunedì sera, anche se lì sono in campagna elettorale, ci sentiremo sperando che Giuseppe possa essere il vostro sindaco. Grazie e tanti auguri alla vostra città. Buona serata a tutti. Grazie mille all'assessore che ci lascia, anche perché un grazie da parte di tutta Monforte San Giorgio, un altro applauso perché sono in campagna elettorale e vuol dire che contiamo anche qualcosa. Non conta se mi chiamano Giuseppe Canistra o Pineta, ci conoscono per quello che siamo e valiamo, e lo possiamo dire a voce alta questo. E non è casuale che anche amministrazioni limitrofe vengano a Monforte a sentire i nostri comizi. Ringrazio amici di Merì che sono qua stasera, ma non solo. Io non voglio dilungarmi tanto, voglio soltanto dire poche cose. Questo nostro modo di fare politica vuole essere un modo nuovo e noi vogliamo farlo insieme a voi cittadini. Purtroppo capita anche di trovare delle sorprese dall'altra parte. Naturalmente guardavo il giornaletto che hanno mandato qualche giorno fa, nella parte dietro c'era una cartina con evidenziato probabilmente il comune, lo spazio comunale territoriale del comune di Monforte San Giorgio, vai a scoprire che era il comune di San Perniceto. Colpa di chi? Del tipografo naturalmente, sempre colpa degli altri. Sempre colpa di qualcun altro, e il metodo dello scarica barile continua sempre. Va bene, siamo qui per parlare. Vorrei dire alcune cose per quanto riguarda quello che noi da ormai mesi predichiamo. Il nostro modo di fare politica vuole essere un modo nuovo, innovativo. E la presenza qui anche dell'assessore D'Avenia, che torno a ringraziare, è una speranza per tutti noi, perché avere la capacità di creare reti è fondamentale. E se noi dobbiamo guardare al futuro in modo diverso, dovremo avere la capacità di creare reti vere con i comuni limitrofi. Ad oggi l'unica cosa che ci ha detto il mio amico avversario candidato sindaco Antonio Canistra è che lui già deve pensare cosa fare il 14 giugno, vale a dire l'ordinanza per quanto riguarda il problema dei rifiuti, perché il 14 giugno l'ordinanza, che prevede la 191, imporrà per altri 3 mesi che quando vedremo i cassonetti riempiti come era qualche mese fa si potrà reintervenire. E questa volta naturalmente altri soldi pubblici che fuoriusciranno dalle tasche nostre, dalle tasche dei cittadini, per pagare ditte private esterne. Però non ho sentito una parola per quanto riguarda come risolvere questo problema, come progettualmente l'amministrazione uscente ha pensato di risolvere il problema, quale eredità ci lascia. Fino a questo momento nessuna. Ho cercato di far discutere i miei concorrenti sugli aro, nessuna risposta, si limitano soltanto a scendere a polemiche basse realmente, a non parlare di cosa vogliono fare e soprattutto continuare a gettare fumo negli occhi con delle cose veramente assurde. Ci rimproverano di promettere posti di lavoro, ci rimproverano di usare toni bassi, ma signori, i nostri comizi e loro sono su internet, andateli a guardare e giudicate voi. Noi fino a questo momento abbiamo avuto un profilo basso, abbiamo tenuto un profilo dignitoso e lo faremo fino alla fine. Ho invitato il mio amico Antonio Canistrà, altro candidato sindaco, a un confronto pubblico. Io non ho capito bene, ma ha detto di chiamarlo. Io il confronto l'ho chiesto pubblicamente.
anzi io come lui siamo stati anche invitati da alcune testate giornalistiche a farlo, io ho dato la mia disponibilità, mi hanno detto che dall'altra parte non hanno ricevuto risposta. Il mio amico Antonio ha detto che per fare un confronto pubblico con me c'è bisogno di una tavola rotonda. Antonio, siccome fra poco sarai qui a parlare, la tavola rotonda c'è, due sedie ci sono, ti aspetto per un confronto pubblico in piazza. E lo lascerò qui questo tavolo, perché i cittadini hanno bisogno di capire e sapere chi sarà il loro futuro amministratore. Che idea! La logica che in questi anni si è usata è stata quella di accontentare 7 persone per scontentarne 2700. Questa logica deve finire e finirà, perché gli interessi personali non sono da questa parte, sono dall'altra parte. E sfido chiunque a dire il contrario, perché la faccia ce la stiamo mettendo noi e ce la metteremo giorno dopo giorno, perché questo paese lo vogliamo amministrare, lo vogliamo amministrare con responsabilità e soprattutto insieme ai cittadini, perché insieme si può. Grazie a tutti e buona serata.